provavo a fare il cavallo con la lingua. Better Life anche oggi vi dà il benvenuto in questi racconti della Bibbia, nella Genesi, puntata 57. I primi sogni di Giuseppe. E tu ci riesci a fare il cavallo con la lingua? Ma andiamo avanti. Giuseppe una notte ebbe uno strano sogno che gli rimase nella mente. A voi capita mai di ricordare un sogno al mattino? A Giuseppe gli è capitato, gli capiterà ancora. Ma andiamo avanti. E al mattino lo raccontò ai suoi fratelli. Vediamo di che cosa si tratta. Così Giuseppe raccontò il suo sogno ai fratelli. Eccolo qua il mio sogno. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo tutti insieme. Ed ecco che il mio covone si è alzato dritto dritto. E voi avevate dei covoni più piccoli e vi siete inchinati davanti a me. Ma i fratelli di Giuseppe, a causa del sogno che vi aveva raccontato, lo odiarono ancora di più. Ma cosa vuol dire? Che regnerai su di noi? Oppure ci dominerai? Ma Giuseppe, in un'altra notte, fece un altro sogno. Vediamo di che cosa si tratta. Ma che sciocchino! Prima di andare avanti chiamiamo il nostro amico Dizzy, che ci aiuta a capire che cos'è un covone. È un fascio di grano legato insieme con in cima le spighe, quelle belle gialle. Così Giuseppe raccontò il suo secondo sogno. Stavolta era presente anche il suo papà, Giacobbe, e disse: il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Suo papà Giacobbe lo sgridò, ma serbava tutte queste parole nel suo cuore e questi sogni, mentre i suoi fratelli diventarono anche invidiosi. Ah, che significa Giuseppe? Dovremmo forse io e tua madre inginocchiarci? Ma guarda te, nostro fratello, cosa sogna? Che invidia! Eccoci qua. Cosa abbiamo imparato oggi? Giuseppe, mentre dorme, ha due sogni che racconta prima ai suoi fratelli ed il secondo anche al suo papà. Però i fratelli non la prendono bene ed iniziano ad odiarlo, ad essere invidiosi ancora di più di prima. Giacobbe, il papà, ascolta e lo sgrida, ma qualcosa rimane nel suo cuore. Comprende che c'è di più e fa bene, perché questi sogni sono importanti. È il modo con cui Dio ha parlato del futuro alla vita di Giuseppe. E vedremo che si avvereranno queste parole. Rimanete con noi e con la Bibbia. La nostra storia per oggi si conclude qua. Puoi leggerla nella Bibbia, nel libro della Genesi, nel capitolo 37, dal verso 5 al verso 11. Puoi seguire la prossima puntata numero 58 dal titolo Giuseppe in una cisterna. Per approfondimenti puoi chiedere al tuo pastore, monitore, genitore oppure contattarci per email betterlifecantici@gmail.com. Eccolo qua il vostro disegno. Oggi ci è stato mandato da Chiara di Viserbella, che deve essere un posto vicino al mare, se non dico sbagliato, eh? Grazie Chiara, sono due principesse, due sorelle, due ragazze. Ma facciamo lavorare la fantasia. Mandaci anche te i tuoi disegni al numero 370 1109 135. Grazie Chiara, ciao! Eh sì, siamo arrivati alla fine.
Better Life Worship ha presentato i racconti della Bibbia. Ci sono delle cose difficili a volte in questo libro, mi raccomando, usi il dizionario, chiedi ai più grandi, non rimanere mai con il dubbio. Ma noi dobbiamo dire le cose come sono scritte in questo meraviglioso libro che è la Bibbia. Puoi seguirci sul nostro canale per altre puntate e altre storie che ci insegnano della vita di questi uomini di Dio. Ciao, alla prossima e grazie di essere stato con noi.